che mio, sì, mio nipote. Tamponato, no? No, non so, ma non l'ho visto però. Vabbè. Passa anche questa. Allora. Oggi il tema di questa sera, attrazione fatale. Attrazione fatale. Ho scelto questo tema, come al solito, che Krishnaloka, che forse ci sta seguendo, salutiamo, ciao Krishnaloka, che forse ci sta seguendo, me lo chiede sempre insomma, con un tempo di riflessione, di programmazione, eccetera, di 2 ore, tipo. Mandi il titolo, sì, per quando lo vuoi, per stasera, tipo sono le 6. Comunque, ho scelto questo titolo perché ovviamente fa il verso a un famoso film degli anni 80 o giù di lì, un famoso film che si intitola proprio Attrazione Fatale, qualcuno di voi se lo ricordano, soprattutto i più giovani, vero? Sì. Sto scherzando. No, io l'avrò visto, ma mi sa che ero passato un po' di tempo. E dunque, fa il verso un po' a questo film, Attrazione Fatale, perché in effetti le attrazioni sono il motivo della nostra caduta nel mondo materiale. Però, c'è un però, perché dicevo che l'ho buttata lì in fretta e furia, sotto pressione di Krishnaloka, che un'altra volta salutiamo. Perché? Perché oltre alla parola attrazione fatale, avrei dovuto aggiungere attrazione e repulsione fatale. Yeah. Oppure attaccamento e avversione. Quante volte nella Bhagavad Gita compaiono questi due concetti e sono sempre accoppiati? Quante volte? Noi, il più delle volte, focalizziamo l'attenzione sull'attrazione o sull'attaccamento, no? Però ci dimentichiamo molto spesso di quello che dice Krishna nella Bhagavad Gita, che oltre all'attaccamento bisogna fare attenzione anche alla repulsione, perché li tratta sempre sullo stesso, li mette sempre sullo stesso piano. Caro Arjuna, se ti vuoi realizzare, se ti vuoi liberare, devi liberarti dall'attaccamento e dall'avversione. Dall'attrazione, dalla repulsione, insomma tutto ciò che attrae ci condiziona, ma anche tutto ciò che noi allontaniamo, che scacciamo più lontano da noi, è fonte di condizionamento, tale e quale. Allora, ci tenevo a dirvelo questo, potremmo anche aggiungerlo volendo alla lavagna per completare il titolo, visto che... Okay. Il titolo lancio che fa il verso a questo famoso film, andatelo a vedere, è anche un bel film, è Attrazione Fatale, però potremmo aggiungere attrazione e voilà, attrazione e repulsione. Così abbiamo completato il titolo. Dunque, nella Bhagavad Gita trovate innumerevoli passaggi. Immagino che tutti voi abbiate letto questo testo fondamentale. Ce l'avete tutti? Sì, sicuro. Poi oggi siamo tanti intimi. E avrete notato, come dicevo, che tutte le volte che parla di attrazione parla anche di repulsione. Però è anche vero che se noi siamo venuti in questo mondo è perché in prima battuta abbiamo desiderato, abbiamo voluto essere partecipi, essere, come dire, attratti da ciò che Krishna non è. Allora, noi siamo parte e particelle di Krishna. Ora, magari per alcuni Krishna potrà essere un nome legato a una certa confessione, a una certa religione, però siamo essenzialmente parti e particelle di Dio. Noi gli somigliamo, noi siamo fatti della sua stessa natura, no?
e anche nelle altre tradizioni, quante volte si dice siamo fatti immagine e somiglianza di Dio, benissimo, ed è quello che sosteniamo anche noi, quello che ho appena detto prima, lo chiamiamo Krishna, lo chiamiamo Dio, o lo chiamiamo come volete, Dio ha infiniti nomi, non ci soffermiamo su un nome, però il concetto è lo stesso, noi siamo parti e particelle di Dio. La tradizione che oggi qui rappresentiamo lo descrive molto dettagliatamente, lo descrive dettagliatamente perché dice che, e fa anche degli esempi abbastanza lampanti, se Dio è come l'oceano, se Dio è l'oceano, questo oceano è composto da tante piccole gocce, vero, è la verità, ma ogni goccia ha una sua individualità, anche a livello molecolare non potrete mai prescindere l'oceano, il mare, il tutto completo dalla singola molecola. La singola molecola, mi piacerebbe anche, a volte lo faccio, affrontare questi argomenti con il linguaggio della fisica. La coscienza di Krishna, ricordate, è una scienza. Per la coscienza di Krishna si applicano le regole della scienza. O le regole della fisica. Le regole della fisica quali sono? Dodo lo sa, Dodo è stato uno dei miei più cari amici, è tuttora uno dei miei più cari amici, e lui già tanti anni fa raccontava, mi piaceva la fisica, anche a lui, no? Tante volte abbiamo discusso, prima mi hanno incontrato e mi ha detto ma io ti conosco quando ero alto così, lo so, avevo 15 anni. Però tante volte con Dodo ci siamo ritrovati a parlare di questioni che erano questioni fisiche, no? Che erano leggi della fisica. E anche la coscienza di Krishna, anche nella coscienza di Krishna si trovano le stesse leggi, ossia mi spiego meglio cosa voglio dire. Ad esempio, quello che abbiamo detto prima, il concetto che la materia non si fonde mai a livello molecolare, una goccia non si fonde mai nell'oceano, non si perde, anche se fa parte dell'oceano. Un'altra cosa che si potrebbe dire per affiancare la fisica moderna alla coscienza di Krishna, l'energia spirituale esiste o non esiste? Si può vedere, si può misurare. Guardate che tante energie nella fisica non è che si vedono, però ci sono, come? Pensate all'energia potenziale. Pensate all'energia potenziale elastica. Una molla che voi la pressate, contiene energia, però deve ancora sprigionare. La vediamo? No, non la vediamo. L'energia spirituale, possiamo vederla? No, con gli occhi, con i sensi materiali no, però possiamo percepirne il potenziale, proprio come nella fisica. È vero Dodo? Dodo che fu uno dei... Un giorno io e te scriveremo un libro insieme, lo so, no, sto scherzando. Va bene, però la fisica e la coscienza di Krishna devono andare di pari passo, possono andare di pari passo e diventa molto, molto interessante scoprirle insieme. Perché la scienza ha dei presupposti molto rigidi, Rigidi perché? Perché non è che uno oggi si inventa una fisica tutta sua. Bisogna stare a certe regole, così come la coscienza di Krishna. Non è che uno si inventa una coscienza di Krishna tutta sua. Bisogna stare a certe regole. Ma non rigide, per carità. Non sono rigide, però coscienza di Krishna è, io dico sempre, un processo che ha delle fasi, delle evoluzioni, quindi si comincia con rispettare certe norme, proprio come quando voi approcciate la fisica per la prima volta, c'è la statica, c'è la dinamica, ci sono tutte queste cose che bisogna capire. E poi un'altra cosa a cui pensavo in questi giorni, quando meditavo su questo tema, pensate ad esempio alla extrafisica, alla fisica che trascende la fisica ordinaria. La fisica ordinaria, abbiamo detto, la statica, la dinamica, i moti, l'energia.
ci sono tutte delle leggi che le governano, eccetera, però c'è anche una fisica che va oltre, la cosiddetta fisica quantistica. Il problema è che, almeno io mi sono trovato così, quando ho avuto dei colleghi appassionati di fisica, cioè degli amici, colleghi appassionati di fisica che affrontavano il tema della meccanica quantistica, io notavo che chi aveva assorbito, compreso, studiato bene le regole che dicevamo prima della fisica ordinaria, la statica, la dinamica, i moti, l'energia, eccetera, quando approcciava la fisica quantistica era in estasi, era che bello. Quando parlavo di fisica quantistica, con persone che non avevano approfondito, studiato, consolidato bene le formule della fisica, quella ordinaria, avevano la stessa reazione, cioè, oh che bello, ma sì, c'è tutto relativo, chi se ne frega di imparare quelle quattro regole, formule, eccetera, matematica. Trascendiamo, tanto tutto relativo, l'osservatore modifica la materia. Anche quello festeggiava, ma era un festeggiamento che voleva dire che bello, me ne frego di studiare tutto il resto e accedo subito a un piano trascendentale della fisica, eccetera, eccetera. Questo è un atteggiamento un po' pericoloso perché poi se ne vedono un po' gli effetti. E allora una battuta che viene da fare è, ok, padre, da quando esiste la fisica, da quando la fisica quantistica un po' è iniziata a circolare, eccetera, eccetera, e poi alle persone gli hai messo in mano anche un cellulare, dove un cellulare possono andarsi a vedere tutte le leggi che sono effettivamente avanzate, complicatissime, perfino chi ha preso una laurea in fisica ordinaria. Cioè, ragazzi, calmiamoci, perché non funziona così. Non è così. Per accedere alla sovrafisica, alla fisica quantistica, e apprezzarla veramente, non c'è niente da fare. Bisogna aver superato quel training che lo so, è dura, è sofferenza, però se volete gustare la sovrafisica dovete passare di là, non c'è storia. E questo un po' è come con la coscienza di Krishna, succede anche nella coscienza, nella spiritualità, nella vita spirituale, ci sono delle fasi, dicevo prima, la coscienza di Krishna è un processo, ci sono delle fasi, no? Ci sono delle fasi in cui all'inizio è dura, lo so, è dura per tutti, è dura per me, è dura, lo so, all'inizio poi è dura, perché? Ci sono appunto delle leggi, ci sono delle regole da rispettare che però poi ci permettono di fare un certo salto. Cioè, come con tutto, non è che sto dicendo qualcosa di trascendentale, anzi. Cioè, una battuta che viene fatta tuttora, che la vita spirituale all'inizio è come il fiele, ossia quella sostanza un po' amara, ricordate per esempio, quella sostanza un po' amara, ma poi alla fine diventa miele. La vita materiale è il contrario, all'inizio è miele, ma alla fine è fiele. Ma torniamo al tema di questa sera, le attrazioni. Allora, attrazione fatale. Ma perché fatale? Perché fatale diventa fatale quando questa attrazione ci fa perdere completamente il nostro sé, perdiamo la bussola, perdiamo l'orientamento, non sappiamo più chi siamo, non ci riconosciamo più in ciò che facciamo. E la trama di questo film in effetti è molto carina, molto interessante, perché c'è un protagonista
io adesso sono passati forse 20 anni, ma più o meno me lo ricordo, più o meno, che un grande successo, avvocato di New York, figli, famiglia, eccetera, incontra una collega, attrazione pazzesca, poi si accorge che questa è una psicopatica, che lo pedina, telefona a casa, risponde alla moglie, e lui è praticamente distrutto, pian piano, adesso i dettagli non me li ricordo, però è un po' il percorso che è un po' il percorso di tanti, e soprattutto è il percorso del mondo materiale questo. L'attrazione all'inizio per Marco è innegabile, però poi diventa un veleno, diventa, questa vita diventa un inferno. Quindi noi siamo stati molto molto protetti nella vita spirituale, perché? Perché abbiamo in qualche modo, anche se ci passiamo tuttora da queste prove e ci passeremo, non bisogna mai darsi per arrivati e far finta che siccome sappiamo questa teoria non verremo mai colpiti da queste attrazioni e da queste repulsioni. Succederà, chi lo sa. Quindi fin tanto che siamo nel mondo materiale avremo sempre a che fare con attrazioni e repulsioni, che possono essere causa di smarrimento, causa di caduta. Non ci dobbiamo però scoraggiare. La vita è eterna, Krishna è molto gentile, ci dà sempre la possibilità di poterci rialzare, di poter recuperare, e quindi, insomma, la vita è lunga, correggersi è divino, come si suol dire, correggersi è divino, quindi ciò che dobbiamo fare è in sostanza continuare lungo questa autostrada, perché questa è veramente un'autostrada, ci è stata offerta la possibilità di attraversare la vita materiale, l'esistenza materiale, ok, ci siamo incarnati e va bene, qua non ci possiamo fare niente, ormai il corpo l'abbiamo preso. I sensi li abbiamo presi, pazienza, questi subiscono l'attrazione della materia, così come subiscono la repulsione. Poi magari dopo approfondiamo, ci arriviamo. Quindi, il corpo l'abbiamo ottenuto, ce l'abbiamo, e i sensi ce li abbiamo, però abbiamo anche un'autostrada davanti a noi. L'autostrada che cos'è? Una strada bella dritta, Abbiamo una strada bella dritta. Chi ce l'ha fatta questa strada bella? Chi ce l'ha sistemata? Chi ci ha fatto le indicazioni stradali, i fiorellini, la segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, gli oleandri? Chi l'ha fatta? Prabhupada. Sì, l'ha fatta Prabhupada, l'ha fatta Shila Prabhupada. L'ha fatta Shila Prabhupada, l'hanno fatta gli Acharya precedenti a Shila Prabhupada e anche antecedenti a Shila Prabhupada, e ci hanno dato un metodo veramente veramente semplice, ci hanno semplificato le cose, tante, io a volte lo ripeto, Kali Yuga sì, è vero che è un'epoca difficile eccetera eccetera, ma non dobbiamo cadere nel vittimismo. Kali Yuga è anche una grande, grande opportunità. È detto che perfino i Deva fanno a gara per venire qua nel movimento del Sankirtan, perché è più semplice realizzarsi spiritualmente. È più semplice imboccare l'autostrada piuttosto che fare tutte le provinciali, le comunali, le cave d'ani. Molto semplice. C'è questa autostrada che ci sta facilitando moltissimo, moltissimo. Quindi anche quando sento Kali Yuga eccetera, ma è verissimo, ma chi l'ha mai negato? Chi l'ha mai negato? Però non lasciamoci troppo coinvolgere dalle cose di Kali Yuga. L'ultima volta che ci siamo visti, che ho fatto la conferenza, poi nel frattempo ce ne sono state bellissime di conferenza, dove c'è Tanasarupa, poi l'altra volta tra i Prabhu, su Ramachandra,
L'ultima volta che ci siamo visti, però, mi sembra che fosse metà febbraio. Da metà febbraio ad oggi è cambiato il mondo. È scoppiata, sta per scoppiare la terza guerra mondiale. Ma non ci facciamo scoraggiare. Non ci facciamo scoraggiare e non ci facciamo distrarre. Poi, per carità, il pericolo c'è, quando dico pericolo intendo pericolo nucleare, c'è, esiste. E tuttavia affronteremo anche questo, che possiamo dire? Affronteremo anche questo, l'hanno affrontato i nostri nonni, l'ha affrontata Shiva Prabhupada quando le bombe giapponesi bombardavano Calcutta e lui rimase impassibile, continuando a fare il proprio dovere, che era quello di stampare riviste, continuare a scrivere e continuare a offrire il cibo alla propria comunità e continuare a prendere casa. Che dobbiamo fare? Non dobbiamo certamente diventare a me. Io cerco di non diventare partigiano, poi fate voi come credete, perché in realtà sono per una società libera, società aperta, quello che volete. Però se diventiamo partigiani facciamo attenzione perché poi queste cose coinvolgono, restano nella... Oggi tutto viene ricordato, tutto viene registrato, tutto viene... Ed è facilissimo sbagliare. Io da giornalista ci vado con i piedi di piombo quando devo affrontare certi temi perché so che tutto viene registrato, ci sono passato tante volte, viene registrato. E poi vi trovate con persone che vi attaccano, che vi diffamano, che vi prendono in giro. Non è bello. A volte mi è successo, ma però fortunatamente non mi hanno scalfito più di tanto, perché si sono poi dimostrati per quello che erano, pazienza, l'anima loro, insomma, evviva la democrazia e la libertà, ognuno può esprimere il proprio parere. Anche le mosche possono farlo, per carità, anche le mosche tossiscono, ecco, un'espressione che adesso va di moda, e anche le mosche possono tossire, pazienza, vedano loro. Io penso mi abbiano fatto solo un piacere, nel senso che quando ho visto che venivo preso di mira, ho detto bene, sono entrato nel club, anch'io. Comunque, chiusa questa parentesi su ciò che accade, è vero, siamo in Kali Yuga. Kali Yuga che cos'è? È un'epoca di discordia, vedete, è difficilissimo mettersi d'accordo, è facilissimo litigare, è facilissimo arrivare alle mani, è facilissimo arrivare alle armi. E da cosa comincia tutto ciò? Dall'uso delle parole. Ancora una volta lo possiamo vedere tutti i giorni, se voi avete la pazienza di seguire anche i fatti che stanno accadendo, l'uso delle parole, vediamo che è molto 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 importante e a volte non si riesce a... le cose non si fermano perché queste parole sono armi. Poi con tutto il rispetto per chi sta soffrendo, perché di armi quelle vere purtroppo si sono già manifestate e insomma... La situazione non è bella, non è piacevole, ma questo è il mondo materiale, questo purtroppo è il mondo materiale. Noi soffriamo, è giusto che soffriamo, è giusto che ci indigniamo, è giusto che anche piangiamo per quello che accade, però dopo tutto tante generazioni prima di noi sono state colpite da queste disgrazie, tante generazioni, quasi tutte. Abbiamo avuto una piccola finestra di pace, e purtroppo, questa finestra sembra essersi chiusa, nel senso che ci hanno catapultato in qualcosa che nessuno credeva di poter vivere ancora una volta. Però davvero la natura del mondo materiale è questa, quindi anche se dovesse accadere
il peggio, anche se dovesse accadere il peggio, noi dobbiamo senz'altro continuare. Dobbiamo senz'altro continuare con la vita spirituale, perché è la cosa più importante. Lasciare il corpo è un processo, anche quello, naturale. Abbiamo avuto anche noi tante esperienze di persone vicine a noi che ci hanno lasciato, alcune anche anzitempo, alcune anche giovani, quindi non è mai detto, non dobbiamo dare mai per scontato che saremo in grado di invecchiare, non è scontato. Ma questo a maggior ragione ci deve dare una spinta alla vita spirituale, ci deve dare un booster, ecco, un booster alla vita spirituale. Da questo punto di vista la prospettiva cambia perché ciò che attraversiamo è una parentesi dell'esistenza, è una parentesi temporanea dell'esistenza. La vera vita non è nel mondo materiale, la vera vita non è nelle attrazioni e non è neanche nelle repulsioni. Noi ci lasciamo trasportare come dalle onde, ma una volta fuori dalle onde riusciamo a vivere la nostra vera esistenza. La vera esistenza qual è? Sat, Chit e Ananda. Questo dicono le scritture, tutte le scritture che noi prendiamo in considerazione, le cosiddette scritture vediche, eccetera. Termine anche un po' improprio, però diciamo scritture vediche. Sat, Chit e Ananda. La nostra vera natura è eterna. Chit, è cosciente. Noi siamo coscienti di quello dove la nostra anima è cosciente. Noi siamo l'anima. È cosciente di ciò che accade, è sensibile a ciò che accade. Sa, vede ciò che accade e soffre anche di ciò che accade. Quindi abbiamo questa coscienza. E la coscienza che cos'è, tra l'altro? La coscienza ce l'hanno tutti gli esseri viventi. La coscienza è evolversi, essere sensibili, evitare il dolore, essere sensibili al dolore, cioè partecipare al dolore, ma crescere. La coscienza vuole sempre evolversi. Se voi prendete una pianta, la mettete sotto a un tavolo, questa pianta cresce e cercherà sempre il sole, è la sua coscienza che cresce, girerà attorno a questo tavolo, gli girerà attorno e continuerà a crescere. Questo è un sintomo della coscienza, anche le piante hanno coscienza. Sarà sabir, animali, che dire degli animali? Gli animali idem, hanno coscienza, noi abbiamo coscienza e abbiamo anche conoscenza, sat, chit, coscienza, conoscenza, ananda, felicità, beatitudine. Noi siamo fatti per essere felici, cerchiamo la felicità, non cerchiamo questo genere di cose come la violenza, ad esempio. La violenza è qualcosa che non ci appartiene, eppure assistiamo a certe scene, potremmo chiederci perché, per come, eccetera. Ma quante volte l'abbiamo detto? Siamo sempre lì. Kama, Kroda, Loba, Moha, Mazzara. E questi sono i fondamentali, quelli che dicevo prima, i fondamentali della fisica ordinaria, i moti, la statica, la dinamica, eccetera. Nella vita spirituale ci sono questi altri fondamentali. Kama, Kroda, Loba, Moha, Mazzara. Ma la pazzia. Kama, il desiderio, i desideri smodati, loba, l'avidità, moha,
essere confusi, essere illusi, essere ingannati. Kama, Krodha, Lobha, Moha, mazza, essere invidiosi, l'invidia, quanti conflitti per l'invidia, quanti? Potremmo dire quasi tutti, alla fine, mazzare forse quello più... Cioè quello più subdolo tra quelli che ho citato. Ed è difficile da sradicare perché è un po' come la gramigna, la sradica e poi torna su. Un esempio di invidia? Voi siete in giro con la vostra macchina lungo questa bella autostrada, no? A un certo punto vi supera una Ferrari, voi avete una macchina utilitaria, l'invidioso che cosa pensa? Non voi, per carità, l'invidioso che cosa pensa? Quella Ferrari, ma chissà come le ha fatti i soldi. Ma io spero, vai forte? Bene, vai pure, io spero che la statale, la polizia ti fermi o che peggio ancora ti bussi. La persona invidiosa comincia così, un pochino, e poi la persona che non è invidiosa non ci pensa neanche come gli ha fatti o non ha fatti i soldi, questo che c'ha la Ferrari, chi se ne frega. Tanto avere una Ferrari o non avere una Ferrari non cambia la nostra struttura spirituale, il nostro nocciolo spirituale, non cambia. Se voi prendete un altro dei vecchi esempi che spesso facciamo, se voi prendete un pesciolino e gli date una Ferrari e poi gli date, pieno di benzina, gli date anche dei soldi per andare a spendere, il pesciolino cosa se ne fa? Il pesciolino vuole tornare nell'acqua. Quindi quando vediamo una Ferrari, la persona equilibrata, per usare un termine che Krishna usa nella Bhagavad Gita, nel secondo capitolo, la persona equilibrata è la Ferrari, chi se ne frega come ha fatto i soldi. Certo, se siete dei magistrati e avete una segnalazione, vi arriva una notizia di reato, voi dovete accertare. Però se siete dei magistrati si suppone che abbiate passato un processo di educazione tale che vi permetta di mantenere un certo distacco, un certo equilibrio nelle cose, non lasciarvi trasportare dalle emozioni. Bene, e dunque, attrazione e repulsione. Noi siamo in questo mondo perché abbiamo subito il fascino dell'attrazione, forse anche per questo tendiamo a sottolineare di più le attrazioni, è naturale. Noi siamo in questo mondo perché abbiamo subito il fascino del mondo materiale. Però Krishna aggiunge quest'altro particolare, che anche la repulsione è alla stregua, è allo stesso livello dell'attrazione. E dunque, cosa accade? Accade proprio che quando si manifesta la repulsione, quando cerchiamo di immagino che voi lo sappiate, insomma, perché sono concetti che quando leggete la Bhagavad Gita emergono, sentirete qualcosa si muove in voi, sicuro. Non posso che aggiungere altro, magari quelle che sono le mie sensazioni, le mie banalissime esperienze. E quindi che cosa noi respingiamo? Respingiamo ciò che è tutto ciò che non capiamo, ciò che pensiamo possa compromettere la nostra impalcatura, perché magari abbiamo un'impalcatura e magari anche un po' traballante, e allora cerchiamo di proteggerla dai pericoli e respingiamo ciò che riteniamo possa metterla in pericolo, no? Ma immagino, ripeto, che voi sappiate, insomma, cosa di nuovo Krishna quando leggete la Bhagavad Gita. Perché la Bhagavad Gita è uno di quei testi
che ogni volta che la rileggiamo ci dice qualcosa di diverso, ci dice qualcosa di diverso, perché? Perché qualcosa in noi magari sta cambiando, perché qualcosa in noi sta cambiando, e questi temi, insomma, sono temi che muovono certe corde, certe corde molto profonde che riescono ad emozionarci ogni volta che noi affrontiamo un tema di quel tipo. E poi, questo lo dico da giornalista, avendo tuttora a che fare con le emozioni che suscitano certi concetti, io ci provo, ma devo dire che la barriera di vita è insuperabile. Tutti ci provano, chiunque abbia a che fare con la scrittura, eccetera, ci prova a toccare certe corde delle emozioni. Però la Bhagavad Gita è insuperabile, E che dire, come si fa a superare la fase delle attrazioni? Meccanicamente ci mettiamo i paraocchi. Sì, c'è chi ci prova a mettersi i paraocchi, e magari non dico mica di no, può anche funzionare, lo so. Però dobbiamo. Ah, grazie, ce l'avevo detto. Passiamo nei minuti che ci restano a osservare, a riflettere, poi lasciamo spazio alle domande e alle risposte. Alle vostre domande, osservazioni, eventuali risposte mie, non lo so. Vediamo come si fa a innanzitutto gestire queste attrazioni, queste repulsioni, e come si fa a fronteggiarle. Allora, sicuramente c'è quel metodo che dicevo prima, evitare il coinvolgimento dei sensi con la materia. Ci sono anche diversi passaggi nelle scritture che descrivono questo. Uno ci può provare, può funzionare, però è molto difficile. Arjuna a un certo punto dice, quando Krishna gli prospetta un percorso complicato, austero, gli dice: mi arrendo, così non ce la faccio. Controllare la mente, e la mente è la centralina dei sensi, mi sembra più difficile che controllare il vento, cosa quasi impossibile. Però esiste, queste pratiche esistono, ossia cercare di non coinvolgere i propri sensi nella materia, in ciò che attrae. Come si fa? È difficile. È molto difficile. Si fa ad esempio con certe pratiche che sono le pratiche descritte in testi piuttosto antichi, molto antichi. Uno tra tutti, Rig Veda, Yoga Sutra di Patanjali. Yoga Sutra di Patanjali, tuttavia, è un testo molto prezioso, perché anche se le pratiche risalgono addirittura prima della Bhagavad Gita, alcune parti dello Yoga Sutra di Patanjali sono molto attuali, si possono mettere in pratica tuttora. Yama, Niyama, cominciare da Niyama, Niyama. Poi dopo si va oltre, si arriva fino a Ishvara Pranidhana, abbandono a Dio, che nella nostra tradizione viene chiamato col termine Atmanivedana, però la stessa cosa, abbandono a Dio. Quindi convergono alla fine Yama Niyama, ma se ci pensiamo anche Yama Niyama, ce l'abbiamo anche noi, senza bisogno di scomodare il patrimonio.
arcangeli. Ce l'abbiamo anche noi, yama e niyama, all'inizio della vita spirituale è prescritto, ma anche durante tutta la fase della vita spirituale, soprattutto all'inizio, l'importanza dei quattro principi regolatori, l'importanza di darsi un metodo. Darsi un metodo, i principi sono quattro e i giri sono 16. Quali sono questi principi? Questi principi ci educano in qualche modo i nostri sensi. Piano piano, piano piano, piano piano, faranno perdere a potere alle altre cose, alle altre cosucce, a ciò che il mondo ci propone, ciò che i nostri sensi osservano, alle scene. Che dobbiamo fare? Dobbiamo respingere? Eh no, se no poi cadiamo in quel gioco di prima che dicevamo, attenzione alla repulsione. Però innanzitutto, i quattro principi regolatori. I quattro principi regolatori non c'è niente di sconvolgente, sono attuabili, sono praticabili. Evitare il consumo di carne, uova e pesce, carne, pesce, uova. Veramente si può fare con poco, oggi è più che mai semplice, domani è Pasqua, magari nella Pasqua tutti abbiamo famiglia, sarà un po' più difficile perché magari in famiglia non sono tutti vegetariani, lo capisco, lo so, è difficile, però oggi viviamo anche un'epoca fortunata sotto quell'aspetto. Perché possiamo andare al supermercato e trovare tanti sostituti alla carne, anche cose che ci somigliano, il tonno vegano, la salsiccia vegana, c'è di tutto. Quindi mangiare oggi per un vegetariano è forse... Ecco, ai miei tempi, quando io avevo 15 anni, Dodo se lo ricorda, era più difficile, no? Insalata, mozzarella Santa Lucia, quella senza caldo, che si diceva poi essere senza carne, chi lo sa, forse è vero, è un po' di insalata, questo era il pasto del vegetariano anni fa, 30 anni fa. Non al tempio però. No, al tempio no, no, il tempio è sempre stato. Sì, molto valido. Però, per uno che o andava a scuola o andava a lavorare, il pranzo era quello, pasta al pomodoro, mozzarella Santa Lucia e rucola, quello. Concediamo la cioccolata bianca e le patatine. La cioccolata bianca, quella con le nocciole della coppia, mamma mia. Ma le patatine, le patatine. Sì, sì. Vabbè, poi basta, poi finirà. Adesso vai al supermercato e trovi di tutto. Vabbè, non divaghiamo. Allora, i quattro principi regolatori. Mangiare in modo... cioè senza spargimenti di sangue. Senza violenza, molto semplice. È semplice adesso, dai, è semplice, divertente, più sano, probabilmente risparmiate anche in soldini e soprattutto in salute, che non è mai male. Evitare intossicanti, quelli leggeri, per carità, gradualmente, con calma. Un'altra cosa che dicevamo sempre di Dodo, ti piace il caffè? Bevi il caffè e cantare Krishna, perché tutti noi eravamo ragazzi e bevevamo il caffè. Però bevevamo il caffè e cantavamo Hare Krishna. Va bene, va benissimo. Ecco, insomma, ci sono intossicanti e non intossicanti. Sicuramente tutta la gamma non fa bene alla vita spirituale, ma ci sono quelli che fanno sicuramente molto male alla vita spirituale. Alcolici, sigarette, eccetera. Sigarette è proprio una cosa, e lo dice uno che era attaccatissimo alle sigarette, era molto attaccato da giovincello alle sigarette, poi sfumato la mamma, non è che... però tanti soldi buttati via e probabilmente tanta salute buttata via. Quindi, intossicanti, niente gioco d'azzardo e niente sesso illecito. Cos'è il sesso illecito? Sesso al di fuori del matrimonio o diciamo per svago. Quello è meglio evitarlo.
Perché? Perché vi consuma tante energie, tante, tante cose. Se vi educate, se pian piano educate i vostri sensi a controllarsi, eccetera, a vivere di queste gioie, allora la vostra vita, ma non solo la vita spirituale, anche la vostra vita materiale, fisica, intellettiva, diciamo così, ne avrà molto beneficio. E poi, è così semplice, bisogna aggiungere un'altra cosa, perché sostituire un'attrazione con qualcos'altro bisogna che abbia la stessa, come dire, la stessa carica, proprio come in fisica. Bisogna che abbia la stessa carica, quindi è fondamentale lasciarsi affascinare dalla vita spirituale, ossia bisogna provare gusto. Se non si trova gusto nella vita spirituale, hai voglia di rispettare tutti i principi regolatori, non ce la facciamo, bisogna trovare gusto. Se troviamo gusto, perfino i principi sarà facile superarli, perché non ci poniamo un problema, perché abbiamo qualcosa di superiore, perché c'è qualcosa che noi non abbandoneremo mai. Una volta Chaitanya Mahaprabhu fece questo esempio, quando stava distribuendo il prasada ai devoti. A un certo punto si fermò e disse: vedete questo cibo, è fatto, parole sue furono, è fatto con zucchero, cereali, latte, frutta. Voi l'avete già provate queste cose? Voi queste cose, questi ingredienti, li avete già provati? Però come mai, chiede Chaitanya Mahaprabhu, il prasada tra devoti è così delizioso? Perché c'è un gusto superiore. Quello che diceva Dodo prima, al tempio non era così, è vero, perché al tempio c'è sempre un gusto superiore. Cioè, esiste questo gusto superiore. Tutti quegli ingredienti che tra poco mangeremo, che diciamo, usiamo il termine rispettare di solito, rispetteremo, ma non cambia niente, mangeremo insomma, per intenderci, noi li abbiamo già provati. Però li abbiamo già provati, se li abbiamo già provati senza aver offerto quel cibo, senza la compagnia dei devoti, eccetera, c'è una bella differenza. Questo lo dice Chaitanya Mahaprabhu, con i suoi associati, e tutti rimangono, ci pensano un attimo, a cavoli, sai che c'è ragione, e gli dicono così, gli rispondono così, si fermano un attimo e riflettono sulle glorie del prasada. Le glorie del prasada che cosa sono? Le glorie del gusto della vita spirituale. Il prasada rappresenta il gusto della vita spirituale, non solo il cibo che si prende con la lingua, ma tutto ciò che è intorno. Allora, il centro della vita spirituale, è vero, una delle cose più belle della vita spirituale è il prasada e sta al centro, però c'è anche tutto il resto. Il prasada non mancherà mai, dove ci sono i devoti c'è il prasada, sicuro. E ovunque ci sia una festa, Prabhupada lo ha specificato tante volte, quando fate una festa, quando fate un evento, quando fate un concerto, quello che vi pare, un pochettino di prasada, che sia anche un dolcino, che sia anche un super frutto, poi distribuitelo, è importantissimo. Però c'è anche tutto il resto. Che cosa c'è alla stregua del prasada? Il santo nome è un'altra cosa che ci accompagna sempre, che ci dovrebbe accompagnare sempre, che se ci accompagna sempre, ecco che la nostra vita veramente, questa autostrada, la percorriamo bella per lisce. Kirtan e prasada, due cose fondamentali. Kirtan, appunto, il santo nome. Col santo nome si potrebbero dire tante cose. Il santo nome è quello che facciamo con il japa, che io mi
strascico sempre durante tutta la giornata, perché così vabbè, si può fare anche durante tutto l'arco della giornata, non c'è niente di male. C'è chi lo fa nelle prime ore del mattino, ed è la cosa più consigliata. Più consigliata. Cioè, ci sono i somari come me che lo fanno dopo sera, alla cena, sul divano, eccetera. Succede. Però è sempre bello, è sempre gustoso. È bello. È bello e... Ma lo so, sono un po' sempliciotto a dire semplicemente è bello. Potrei dire qualcosa di più, dovrei dire qualcosa di più. È sicuramente una pratica così semplice che ve la consiglio di provare. Se la provate, troverete un'ancora di, come dire, un accompagnamento, un qualcosa che vi segue e che vi protegge. Allora, la musica piace a tutti, no? Canticchiare anche una canzone piace a tutti, anch'io lo faccio a volte, le canzoni, un verso di una canzone, è bello. Il Santo Nome è potentissimo, è la stessa cosa per me, tu ripeti, ma con una potenza infinitamente più grande. Quindi abbiamo una fortuna, veramente una fortuna grande, che è quella delle canzoni degli Acharya che ci hanno lasciato. Le canzoni degli Acharya potete scegliere quella che preferite, o quelle che preferite, e lasciarvi accompagnare da queste canzoni. Il mantra di protezione del Signore nel Sigarela. Namaste dalla Sigarela. Tra l'altro, la trovate anche nella Chaitanya Charitamrita, questo verso. Chaitanya Mahaprabhu la cantava, proprio questi versi. Namaste dalla Sigarela. La trovate. È un mantra che cantiamo tutti i giorni, ok? Ma che può essere cantato con il sentimento di chi cerca la protezione. In primis la protezione dei devoti, la protezione delle persone che soffrono, delle persone che sono in pericolo, e anche noi quando ci sentiamo in pericolo possiamo rivolgerci al mantra di Nisimadeva. Allora, tutte queste cose insieme, ma ne ho citate solo due e mi sento terribilmente in colpa e terribilmente sciocco, perché ce ne sono molte di più. Ho citato il Kirtan, ho citato il Prasana, ma c'è anche il gusto che si prova dalle scritture, dal leggere le scritture. In primis, anche qui è un processo, in primis la Bhagavad Gita, secondo lo Srimad Bhagavatam. Quando sarete abbastanza avanti con lo Srimad Bhagavatam, la Chaitanya Charitamrita, il nettare del nettare. A volte il Bhagavatam, per mia forma mentis, il Bhagavatam a volte lo sento un po' distante, lontano, faccio fatica a entrare in certi dettagli, eccetera. Ma nella Chaitanya Charitamrita, si gusta a cucchiaiate la Chaitanya Charitamrita, a piene mani. Perché? Perché tra l'altro, perché sono anche più vicini a noi storicamente. Chaitanya Charitamrita sono fatti avvenuti 500 anni fa, 1486, anno di nascita di Chaitanya Mahaprabhu, ha lasciato il corpo, che poi non ha lasciato il corpo, 48 anni, è dipartito, diciamo, se n'è andato a 48 anni, quindi 1486 più 48 fa, 1532, dico bene? 34. 1534, quindi sono anche episodi, racconti, più vicini a noi e a volte, leggendo la Chaitanya Charitamrita, ci accorgiamo che i personaggi della Chaitanya Charitamrita non
non vivete nella vita spirituale, tenetevi forte, tanto lontano dalla nostra. L'ho detta, l'ho sparata, Krishnoka mi starà per maledire. Nel senso, adesso mi spiego, Krishnoka, calma un attimo, mi spiego. Quello che hanno attraversato i compagni, gli amici, le avventure di Chaitanya Mahaprabhu, a volte sono simili a quello che abbiamo attraversato noi. A volte c'è il devoto più fanatico, c'è il devoto più liberale, usa questa espressione qua. Fanatico lo dico io, scusate, Dio mi perdoni. Nel senso, l'autore della Chaitanya Charitamrita usa questo termine, liberale, descrivendo il comportamento di certi devoti. A volte altri erano un pochettino più rigidi. Questo non è proprio il termine adatto che adesso non mi sovviene, però. Ma tutti questi devoti facevano parte della grande famiglia di Chaitanya Mahaprabhu. E quindi le loro avventure per certi versi sono simili alle nostre. Poi all'epoca c'erano norme, c'erano anche lì modi di fare, consuetudini, tradizioni, eccetera, e vedere come si comportavano i devoti di allora può essere di grande ispirazione ancora oggi. Probabilmente ancora una certa ingenuità non c'è, se non è andata via, chi vuole può. Ah no, forse è andata via, è andata via. Le ordiniamo. Dicono che ci sarà una ristampa. Dicono sì. Che ci sarà una ristampa, però non si sa come. Chi non se l'ha presa, ahimè. Si trova su internet. Vabbè, si trova anche su internet. Però leggere su internet le cose non sono. Si trova da comprare volumi. Ah, si trova proprio in italiano? Quindi perché a un prezzo molto alto si trova. No. Un volume, ma no, mi ero conto per quelle vecchie. Oh, non so, sentivo che sono comunque stanno scarseggiando, ecco, stanno. E poi ci sarà la ristampa che arriverà. Quindi un testo bellissimo, un testo molto molto attuale, dove noi possiamo rivedere un po' la nostra vita spirituale, come dire, in filigrana, qualche riflesso. Tuttora, come 500 anni fa, i problemi erano più o meno gli stessi. 500 anni fa i problemi, diciamo, le difficoltà, perché problemi veri e propri, le volte, è una parola anche un po' ingenerosa nei loro confronti, però le avversità, eccetera, erano più o meno le stesse. Bene, siamo arrivati alle 7 in punto spaccate. Lasciamo spazio a domande e risposte anche online, come si dice in TV, via le telefonate. Bene così. C'è qualcosa? Bene, se non c'è niente possiamo passare alla fase successiva, che è Kirtan. Però io devo scappare perché mia moglie mi ha imposto un certo orario, nel senso che... Passava? Sì. C'è Kirtan, no? C'è anche Kirtan prima. Sì, Kirtan. Kirtan e Prasada, vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie. Alla prossima. Salutiamo chi ci segue. Hare Krishna. Alla prossima, Hare Krishna. Arrivederci.